Il castello del Conte Drago, studioso di scienze con il volto di Christopher Lee, trabocca di trofei animali imbalsamati. E non si tratta solo di animali, ma anche di esseri umani, pietrificati per sempre in un istante senza fine. Il conte, infatti, come un Mad Doctor ottocentesco, mira a fissare la fulminea sospensione della vita nelle creature che tratta. I macabri risultati degli esperimenti del conte diventano così un teatro immortale, parte integrante della scenografia del castello. Il film è stato girato al castello Odescalchi di Bracciano, in provincia di Roma. I cavernosi sotterranei invece sbucano da uno degli enormi mascheroni di pietra del Parco dei Mostri di Bomarzo. Giammarti ha presentato Il Castello dei Morti Vivi o Viventi di Luciano Ricci e Lorenzo Sabatini, 1964. Andiamolo a recuperare. Mini recensione da Cinemarte. Buona visione. With a thrill a minute. It will hold you spellbound with its unexpected shocking surprises, in which tragic reality and unearthly fantasy blend in an atmosphere of horror and suspense.